zona ultra offensiva con questo fallo laterale affidato a Spinazzola. Petagna la fa scorrere per un attimo, gira Zapata, calcia largo. Quando accelera è pericolosa. Gomez, traiettoria a uscire, in anticipo Cristante su tutti, alto cambio. La Padula largo, preciso questa volta, De Olofeo può puntare la porta, accompagna Pasalic, De Olofeo va alla conclusione sul primo palo, Berisha la tiene, Zapata, velo di La Padula, ottimo scambio con De Olofeo, La Padula chiuso da Conti e Masiello. Cristante profondo, gran taglio del Papu Gomez, Donnarumma lo aspetta e para con un intervento prodigioso. E prima era rimasto veramente bloccato, attenzione. Spinazzola alle spalle di Kuzka, ancora Spinazzola, il cross basso, Donnarumma la tiene solo per un attimo, Conti. Atalanta in vantaggio, Andrea Conti non perdona. Gustavo Gomez in due minuti, prima la palla diceva appunto di Papu Gomez, dove poi Donnarumma ha fatto il miracolo, in questa palla poi per Spinazzola, perché è stato richiamato da Gasperini, ma lui ci ha pensato niente, neanche 30 secondi, è andato nel movimento che fa sempre. L'ok per il bando, lo stadio di proprietà dell'Atalanta, iniziato il secondo tempo con il Milan subito, in avanti, cross basso con Pasalic, che spaventa Berisha, palla larga. Questa è una buona azione proprio nel 3-5-2 del Milan, dove arriva il cross Kuzka. In verticale, liberissimo, Cristante. Donnarumma in ginocchio si oppone. In corner, ma troppo facile. Petagna la protegge fra quattro avversari. C'è anche un rimpallo. Poiché sì, deviato in corner, in area. Ecco proprio Suso al centro e proprio il colpo di testa in anticipo di Pasalic. Gli dà spazio De Sciglio, che sì, può anche calciare, in porta, Donnarumma, paratona. Vedi i due centrocampisti, Pasalic e Suso, devi andare prima. De Olofeu, la sfiora bene, cross deviato, La Padula, centrale, centrale per Berisha. La Padula tiene in vita questa azione offensiva dei rossoneri, tocco corto, De Olofeu. Va la conclusione, deviata in porta, ha pareggiato il Milan, ha pareggiato Gerard De Olofeu. Ancora una volta mi è sembrato bravo sia Suso che La Padula, poi per smarcare De Olofeu si era posizionata malissimo l'Atalanta.